No, alla fine è un'ernia del disco che però, essendo molto alta, non ha dato la sciatalgia classica. Faceva Quindi delle cose diverse. con dolore da che cambi posizione, no, ha dato comunque un'infiammazione del nervo. Sì, però insomma, adesso sono le 18, ma non credo che siamo ancora online, perché non mi ha ancora scritto Ernesto, quindi aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo di Ernest. vedere. Ma lì dietro tu ti sei messo tutti i libri? E dietro c'ho tutti i libri Ok, online. siamo online. Bene. Ciao. Aspettiamo magari un attimino che si. Continuiamo con i saluti. Ciao. Continuiamo a salutare tutti, vabbè, o intanto ci presentiamo per chi magari capita sulla pagina del libraio adesso. Allora, siamo qui per il Lib Live di oggi, siamo qui con Monica Pais, la veterinaria Ciao. della clinica Due Mari di Oristano, che presenta finalmente, insieme a me, sono Marianna del Longanesi, la sua editor, presenta finalmente il suo nuovo romanzo, che purtroppo è uscito e lei si è ammalata e quindi si è bloccato tutto, non ci siamo più potuti vedere, non abbiamo più potuto fare niente, presentazioni, però Monica adesso stai meglio, stavamo proprio chiacchierando di questo, diciamo, fuori onda, adesso lei sta un po' meglio, finalmente si vede, insomma, che è più in forma e quindi mi fa molto piacere essere qua con te a chiacchierare di questo libro perché è un libro bellissimo, no? Secondo me, Vabbè, certo, sei l'editor, cosa dovresti dire? che ogni scarafone, come si suol dire, però questo è il terzo libro di Monica, il terzo che scrivi. Il primo è stato Animali come noi, in cui raccontava appunto Monica, raccontava le storie della sua clinica, e non solo, in realtà, le storie degli animali che ha salvato in questi anni di attività e anche da. Oh, che è successo? Niente, tranquilli, tranquilli. Andiamo avanti. E poi nel secondo invece raccontava la storia di Mano, che è uno dei cani della clinica. Mano, un grosso maremmano bellissimo che appunto Monica ha salvato, ma che non sembrava proprio una storia a lieto fine, che per questo motivo non era stato inserito in Animali come noi. C'è tutto un retroscena che poi, se siete curiosi, andate a leggervi il libro e scoprirete. Questo libro è diverso. Questo libro qui è diverso. Ecco perché sono molto contenta. Ecco, questa è la mia copia. L'ho fatta vedere prima a Monica per farle vedere che ho un pochino di suggerimenti di lettura. Questo Sì, sarà una tragedia questa diretta, io lo so già. un libro diverso, Monica. Ci vuoi raccontare tu perché è diverso oppure lo dico io? Dillo tu. È diverso perché io non avevo nessuna velleità di scrivere un romanzo, addirittura autobiografico. Poi quando ho visto che è stato catalogato in questo modo, ho cominciato a guardarlo in maniera diversa. Tu mi conosci bene e sai che dico la verità. E forse questo è il terzo, ma forse potremmo dire che dovrebbe essere letto per primo. Sì, anche secondo me. Perché alla fine questo libro è una sorta di viaggio. Del sentimento che si innesta su un viaggio vero di Monica Grande da veterinario che torna nei luoghi della sua infanzia, un'infanzia che è stata un poco complicata, diciamo, e ritrova delle emozioni accantonate da tantissimo tempo e che poi hanno fatto di lei il veterinario che ha scritto Animali come noi e che ha scritto Storia del cane che non voleva più amare. Quindi forse noi abbiamo fatto il contrario, Marianna. Noi siamo partiti da un insieme di racconti scritti in tanti anni, da quando ero bambina, quando ero grande, però probabilmente questa, La Casa del Cedro, è proprio la chiave di lettura dei due libri precedenti. Eh sì, beh, è il prequel, quindi l'ha fatto anche George Lucas, perché non lo possiamo fare noi. È Assolutamente, sicuramente il prequel di Animali come noi e della storia del cane e dei tanti altri libri che sicuramente ancora scriverai, è il prequel perché è un po' una discesa alle origini, no? Io qua mi sono insegnata delle cose e proprio questa era la cosa che avevo inquadrettato, diciamo, è la discesa alle origini del tuo amore per la natura, del tuo contatto proprio, il tuo primo contatto con la natura incontaminata. Perché allora, La Casa del Cedro ho sentito anche ieri, perché poi ho seguito la diretta che hai fatto con la libreria di Sesto, la Tarantola, e a un certo momento la libraia ti diceva: ma La Casa del Cedro, tutti noi, o non mi ricordo se tu o la libraia avete detto, tutti noi abbiamo avuto una Casa del Cedro. Nel assolutamente. senso che, ed è vero, mentre lo dicevate io ho pensato alla mia e credo che questo sia successo a tutti, è un libro che innesca, secondo me, un forte senso di immedesimazione, perché tutti siamo stati bambini, anche se molti di noi non se lo ricordano più Assolutamente. molto bene, e perché
Tutti nel momento in cui eravamo bambini abbiamo avuto un posto dove ci sentivamo al sicuro, o se non al sicuro, comunque in qualche modo fuori dal mondo, non so come dire, una piccola pausa fuori dal mondo. Tipicamente succedeva d'estate, perché l'estate era così. Allora, Certo. se mi torna bene, vi volevo leggere solo questa cosa che mi sono segnata e poi ti lascio parlare un po' di più. Sono proprio due righe, però è la Dove stai descrizione del... leggendo? No, non te lo dico, perché lo voglio leggere e basta, veloce, sono due righe. No, all'inizio del capitolo 13, quindi un po' avanti, c'è una descrizione di che cos'è l'estate per Monica in quegli anni. E lei scrive questo: erano estati strane, come sospese, in cui si stava attenti al niente, ci si aspettava di tutto e non si temeva nulla. È proprio la frase, è solo la frase che volevo leggere, perché è vero, ti dà quel senso di sospensione di cui il libro è veramente impregnato. Erano estati strane, perché erano estati lunghissimi, un tempo infinito, le estati in cui lei arrivava nella casa degli zii, perché Monica abitava a Oristano, quindi comunque in una cittadina, arrivava nella casa degli zii a Orosei, che è un piccolo, piccolo paese, e all'epoca erano gli anni 60, quindi all'epoca ancora più isolato e davvero con dei ritmi molto lenti, molto diversi da quelli in cui una bambina iperattiva come era Monica, non abbiamo dubbi su questo, era abituata, e iniziava l'incanto, no? In qualche modo lì non c'era niente da fare. Lei, che invece era abituata, essendo la più piccola di tre figli, molto anche accudita, molto seguita, lei racconta bene all'inizio del libro che diceva: mia mamma cercava di tenermi sempre impegnata, e quindi erano lezioni di non so, canto probabilmente, aveva da scuola, compiti, tante cose da fare. Arrivava lì e c'erano questi ritmi lentissimi, un'estate sconfinata davanti a lei. E quindi si apriva un mondo nuovo, un mondo che le permetteva di vedere diversamente la natura e tutto ciò che succedeva nella natura, gli animali. Cioè, tu avevi un contatto con la natura completamente diverso, anche se in realtà gli animali erano un po' il tuo pallino da sempre, no? Anche prima. Cioè, tu racconti bene, per esempio, che a casa tua a Oristano avevate la stanza dei diamantini dentro casa. Sì, la stanza dei diamanti mandarini. Sì, ma gli animali hanno sempre fatto parte della nostra vita, perché mio padre era un grande amante degli animali. E, malgrado mia madre invece avesse qualche riottosità, soprattutto legata ai gatti, perché lei li collegava ai topi, quindi sai, il gatto era un animale topizzato alla fine, quindi nella sua testa, e lei era proprio fobica. Infatti, dico sempre che comunque a casa mi hanno insegnato il rispetto degli altri, perché io invece li amavo in maniera sconfinata e a me non è stato mai vietato tenere animali in casa, a condizione che questi animali non andassero a interferire con la tranquillità di mia madre. Quindi questo è stato un grande insegnamento per me, perché tutto va bene, a condizione di non ledere gli altri in nessuna misura, ok? Certo, è importante. E quindi gli animali, l'atmosfera che tu hai letto in quella frase lì è assoluta. Ho cercato di rendere proprio la rarefazione di una esistenza che era di per sé per me paradossale, perché una bambina senza la sua famiglia ha questo nodo che non riesce a risolvere. Quindi cosa fa? Lo accantona. Lo mette da parte perché si rende conto di non avere armi per poter gestire una situazione di questo genere, né per poterla contrastare alla fine, no? Cioè, un bambino di 7 anni fa quel che gli dicono di fare. E quindi all'interno di questa bolla, come dicevo prima, che secondo me visibilmente rivestiva tutti gli appartenenti a questa casa, perché io ero così in effetti, no? Quindi avevo costruito una bolla dove all'interno c'era la delusione, la tristezza, la solitudine, eccetera, eccetera. E all'esterno c'era tutto il bombardamento che mi arrivava da questo posto. Assolutamente incantato, incantato. Per me era un posto incantato, non per me, lo sarebbe stato per qualunque bambino di città proiettato in una situazione come quella. Perché c'erano tantissimi animali con cui avere a che fare quotidianamente, perché tu vivevi con i tuoi zii, allora magari. C'erano animali ai quali solo io riconoscevo una valenza curativa. E quindi avevo stima, interesse, desiderio, cioè io tutte le notti stavo con i gechi, non dormivo mai, non ho mai dormito la notte da bambina, da grande sì, ma da bambina mai, e tutte le notti io le passavo alla finestra a vedere le gesta, c'era un lampioncino che emetteva una lucetta triangolare, là sotto c'erano tutte le falene, e
c'erano una colonia di gechi, tra i quali uno gigantesco che dettava legge. Quindi questa comunione con più che con le più che, oltre che con gli animali, ma proprio con l'essenza delle case e con tutti i loro abitanti, chiaramente gli animali, e tutto questo turbinio di personaggi che per me erano personaggi delle favole, no? Cioè c'era la fantesca che portava i panni nel cesto, poi c'era quella che doveva pelare le patate, quell'altro il mezzadro che arrivava con le angurie. Cioè erano tutti dei personaggi che non Monica, erano. ci sei scomparsa in qualche modo? Eccola, ok, sei È arrivata la riaccesa. Ok. telefonata. Ok. Erano tutti personaggi che erano per me personaggi di fantasia fatti realtà. È vero, infatti in realtà è molto romanzesco, c'è del romanzesco, no, in questa storia. Io quando l'ho letta la prima volta, poi mi ricordo che ti ho chiesto, ma È quanto successo sul c'è di set. vero? Quanto c'è di vero? Perché sembrano personaggi un po' romanzeschi. Dentro ci sono queste zie meravigliose, sono le tre sorelle, tua madre e le sue sorelle, sono delle donne. In realtà, ieri poi sentivo che dicevi, e mi hai rubato la definizione, erano un po' una congrega di streghe, in un certo senso. Erano delle donne fortissime e gli uomini intorno a loro sempre un po' satelliti, o un po' persi, un po' distratti, o comunque insomma le lasciano molto fare, si lasciano guidare, no? E questo è Guarda, interessante. non erano distratti, erano partecipi, ma io dalla mia famiglia ho imparato che esistono dei ruoli. Ad ognuno di loro rivestiva un ruolo importante, non secondario, non gregario, assolutamente, che però, mentre nelle donne era sì, come posso dirti, esposto a valutazioni, una decisione presa dalle femmine di casa, poteva essere messa ai voti, diciamo, no? Tra le donne. Gli uomini seguivano la scia, ma non è che la seguivano da dietro. Gli uomini erano la forza delle donne e viceversa. Io ho imparato che nel rispetto dei ruoli si trova l'unità della famiglia. È inutile, quali che essi siano. Tipo mio zio, che era ispettore scolastico, un uomo tutto d'un pezzo, proprietario terriero, eccetera, chiamava tenerissimamente la moglie Lia e la chiamava solo lui Lia. Le sorelle la chiamavano Rosaria. Lui aveva dato addirittura un nome Un nome personale. tutto suo, no? Infatti si Un vede che nome. loro hanno un bellissimo rapporto in realtà, cioè sono molto teneri tra di loro. E poi però c'è la fiave, lei è proprio un personaggio del romanzo, Lei lei. è una forza della natura, tesoro mio. Io l'avevo paragonata alla sua casa non finita, quella dove la casa al mare che era rimasta al grezzo, no? Che di un bello pazzesco, perché cioè, la posizione, quello che tu vedi, cioè, bella, sai, una nasce alta 1,80 m, bionda, bella, cioè è bella, non puoi dire diversamente, però con un qualcosa di inespresso, che probabilmente Una le nasce. sprezza, diciamo una Sì. sprezza. No, è il termine esatto, è il termine esatto, così come i mattoni di granito e di basalto venivano fuori dalla muratura di quella casa spettacolare tra il verde e il blu il verde degli alberi e il blu del mare, e in lei ugualmente c'era questa bellezza evidentemente non cancellabile, non potevi passarci sopra. Capito? Però la sua durezza, che poi era tutto men che dura, la rendeva, a parte che un caratteraccio beh. Inaccessibile in realtà, forse per questo era sola, perché poi infatti lei è un po' sola, no? Si vede che è un po' sola anche È un po', da quello che ne vedi tu. è molto sola. Lei era profondamente sola e profondamente amata da tutti, però tutti ne avevano una. Discreta paura, mi sembra di poter dire. Sicuramente grande rispetto, sicuramente grande Ma ne te. rispetto. No, anche io la vedevo come un po' l'usurpatrice, no? Perché mentre la mia zia grande era più grande di mia mamma, quindi io la vedevo un po' come una nonna, poi aveva degli atteggiamenti molto, sempre molto rigidi, però molto, molto affettuosi a modo loro, molto, molto attenti, no? Quando mi hanno fatto trovare il pulcino ai piedi del letto. Cioè, lì era proprio Certo, oppure quando abbiamo la storia del seppellito pulcino però la il devi raccontare. pappagallino. Sì, quando abbiamo seppellito il pappagallino. Cioè, tu immaginati, pappagallino morto.
che cos'è? Niente. Cioè, torna indietro negli anni, va in una casa dove lei era insegnante rigidissima di scuola elementare, zia era una bibliotecaria di quel rigidissimo, mio zio, figurati. Beh, quando è morto l'uccellino, loro l'hanno tumulato in un tovagliolino ricamato e messo. Quello era rispetto e affetto per me. Certo, ma loro si vedono che loro ti trattavano veramente con una devozione assoluta, fa molta tenerezza il racconto, perché comunque la cosa che mi ha colpito nel leggere La casa del cedro è la freschezza dello sguardo e del racconto. Tu hai veramente raccontato con gli occhi della bambina di 6, 7, 8 anni che eri all'epoca. Sono Assolutamente. 3 estati in cui eri piccola, quelle 3 estati tu ce le hai raccontate, come te le ricordi? E noi le riviviamo da quel punto di vista là, da quell'altezza lì, che poi è quello che funziona di più. A me mi ha fatto pensare un po' a libri come Stand By Me, cioè quando ci sono dei ricordi, quando ci sono dei racconti non per bambini, ma che parlano di bambini con un punto di vista da Da bambini, bambini, no? E certo. allora quella freschezza di sguardo la ritrovi tantissimo nell'attenzione spasmodica che le tue zie, che tu vivevi anche un po' con fastidio, diciamoci, perché insomma queste zie vedevano Assolutamente. pericoli ovunque perché erano molto Beh, spaventate dalla è responsabilità di una certo. bambina che era argento vivo e non stava mai ferma. Assolutamente, assolutamente. Questo sicuramente per loro deve essere stato uno sforzo pazzesco. Penso che sia anche stato un modo tangibile di aiutare mia madre. E che quindi questa cosa qua, tu dici, beh, è evidente che sia così. No, c'è proprio un qualcosa a cui loro davano molto peso. Cioè la attenzione, la presenza, e sinceramente loro avevano, i miei zii avevano due figli laureati, medici, quindi Sì, tu erano immaginati, proprio fuori dal tunnel, diciamo. esattamente, quindi tu immaginati questa ragazzina, che bambina, non ragazzina, io ero proprio una bambina, che gli pioveva in casa, e poi non era neanche una bambina facile. Cioè era una bambina che pretendeva attenzione, capito? Cioè non era una bambina di quelle, ah sì, le patatine, poi vado a dormire. No, era tutto un discorrere, era tutto un polemizzare, era tutto un cercare motivi, era tutto insomma, gli ho rotto le palle in tutti i modi, probabilmente. In questo credo che loro abbiano trovato maggiore comunione tra le sorelle. E ancora una ulteriore attestazione di estrema unità. Certo, perché noi non vogliamo spoilerare tutto il libro, però diciamo, poi comunque si vede anche dalla copertina, insomma, dal Copertina risvolto. bellissima, la copertina è bellissima. La Paolo copertina, Daltan il disegno di Paolo Daltan, è certo, quello bravissimo. è ormai è la tua faccia, Paolo Daltan, la tua faccia editoriale è Paolo Daltan, che noi salutiamo e ringraziamo sempre tantissimo. No, però si legge anche un po' da risvolto, no? C'è una storia, la storia di queste 3 estati, da dove nasce il motivo del tuo esilio, perché in fondo tu ne parlavi proprio così, ma anche mi ricordo quando io e Monica ne parlavamo all'inizio, prima che questo diventasse un libro, lei mi raccontava. Mi diceva, io vorrei raccontare le mie estati da orfana. Io non capivo, ma in che senso da orfana? Perché da orfana? Perché lei le viveva così, una bambina che viene lasciata dai genitori per 3 mesi, poi erano anche più di Eh 3 mesi, no, più di tre, giugno, quasi luglio, quattro. agosto e poi era tutto Tutto settembre. settembre, andavo via ottobre, quindi E quattro quindi erano mesi. quasi 4 mesi, 4 mesi quasi interi, si sentiva abbandonata ed effettivamente un po' lo eri, perché quello che tu non sapevi o comunque che tu non riuscivi a capire davvero all'epoca era che il motivo era funzionale al fatto che tua mamma doveva occuparsi di tua sorella più grande, che era malata, tu non sapevi quanto malata. Ma insomma, Assolutamente. questa è la struttura e ecco perché gli zii facevano questo grandissimo, si prendevano questo grandissimo impegno di occuparsi di una bambina di cui nemmeno il padre si voleva occupare, nel senso che il padre restava orizzontale a lavorare. Beh, E non tieni conto, riusciva a starci mia dietro come madre, no, avrebbero no, potuto loro. mia madre non mi avrebbe mai affidato a mio padre e a mio fratello, che era molto più Che grande di era me. comunque, sì, però piccolo, sempre un ragazzino, quindi. Eh beh, certo, aveva 12 anni più di me, insomma, aveva 20 anni, avrebbe potuto anche 19 anni, ma lei assolutamente, cioè, lei sapeva che con le sorelle io sarei stata al sicuro, capisci? Quindi era una cosa, per È questo me che era ti dicevo, erano, no? Era fra loro una cosa molto forte, le 3 sorelle, le tre le sorelle Materazzi. decisioniste, un po' palazzeschiane, ed erano le 3 decisioniste di famiglia, diciamo del clan. Era Assolutamente. infatti tu mi hai parlato spesso di una famiglia matriarcale, no? Assolutamente. In cui. Sì. Perché poi c'erano anche altre zie, le zie vecchiette, quelle più
anziane, che vivevano vicino alla casa del cedro, ma da cui tu passavi comunque tantissimo tempo, perché le tue estati, per come ce le racconti nel libro, erano divise in due, diciamo così. I primi mesi in cui sei alla In casa del paese. cedro e quindi in paese, e poi dopo scendevate al mare, quello è tutto un altro capitolo meraviglioso, perché anche lì è pazzesco, no? Doveva essere Cala Liberotto lì la chiamavi tu, Liberottoli, sì. ed era diciamo, la baia, uno dei posti più belli diciamo, della Sardegna anche adesso in realtà, Assolutamente. ma oggi è comunque molto diversa da come doveva essere all'epoca. All'epoca era semplicemente il paradiso terrestre, non c'era. Ci sono dei passaggi in cui Monica descrive, poi magari lo trovo questo, in cui lei descrive benissimo l'incanto proprio era quasi vitale della natura, perché era talmente primordiale che la presenza dell'uomo e delle piccole sparute case che si vedevano sul fianco della collina, nella pineta, eccetera, in cui loro poi avevano la casa e vivevano, ma era una casa senza acqua corrente, no? Quindi davvero molto rispettosa dell'ambiente, se vuoi, altro che diciamo, lo scempio edilizio successivo, sembrava quasi di essere di troppo, sembrava di essere degli intrusi e che la natura in qualche modo vi accettasse, ma Ma insomma. sai, la natura era così rigogliosa e così ridondante e così forte, così sicura, che tu avevi sempre la sensazione che al un attimo di distrazione la natura si sarebbe ripresa tutto il suo spazio. Che poi è la sensazione che tu hai quando vai a visitare le grotte del Bue Marino, no? Del Bue Marino, a Calagonone. Perché lì tu proprio ti rendi conto della differenza tra la ordinarietà delle persone che camminano sulle passerelle metalliche e l'immensità, l'eternità della montagna. Cioè lì hai proprio la percezione. E questa percezione noi l'avevamo da piccoli quando andavamo per le spiagge, perché ci sono spiagge ancora, non sono a quei livelli, ma che tu le vedi come le avrebbe viste un uomo del Neanderthal, senza nessuna modifica. E questa è una cosa che in Sardegna è ancora possibile, in molti posti, e che è la cosa che ti Grazie stranisce. E che è la cosa che ti stranisce. Quando tu vedi una spiaggia come quella di Biderosa, o Calaluna quando la vedevo io, cioè tu lì ti senti veramente parte del creato. a voi. Esatto. Veramente hai la sensazione di essere un fortunato che è nato direttamente nel paradiso terrestre, perché tu il paradiso terrestre te lo immagini come una cosa bellissima, vergine, intonsa, mai toccata dall'uomo. Ecco, quello era così. Quindi tu immaginati una bambina fondamentalmente melanconica, no? Che aveva il tarlo di base, no? Che però non può non confrontarsi, da ragazzina sensibile a questo tipo di cose, con l'immensità che la natura le regalava, quasi a gratificarla per la sua tristezza. Quindi per me era tutto, ed era davvero però, non era per me, era tutto fantasmagoricamente bellissimo. Ma guarda, ma infatti adesso volevo leggere, visto, approfitto e leggo un passaggio che mi ero segnata, che era proprio quello che ti dicevo, cioè questo qui, di quando voi tornavate dopo essere. Io in realtà mi ero segnata di leggere un altro passaggio, un altro brano, che è quello della pesca miracolosa, perché voi facevate queste gite in barca, tu eri molto piccola, però era una comitiva grande, c'erano anche dei ragazzi più grandi, eccetera, uscivate in barca, allora mentre i ragazzi più grandi si tuffavano, magari con il sub, la maschera, voi restavate tutti più piccolini sulla barca a pescare. Però non pescavate niente perché avevate delle finte lenze e con questa c'è la ricetta della pastetta di pane che è molto divertente. Cioè questa pastetta di pane schifosa fatta dalla sera prima, messa in frigo, appiccicata, eccetera. Era un rito la pastetta di pane, non si poteva partire senza la pastetta di pane, capito? Ma era bellissimo perché quella volta lì, stranamente, a questo amo, tu immaginati, cioè, che cosa potevi fare, no? Un bambino, metti che avessi 8-9 anni, comunque la pastetta nell'amo, che già era difficile che rimanesse attaccata all'amo e non partisse per la tangente, perché insomma l'acqua, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, che lì, tu immaginati nel niente, il mare finto, dipinto, blu, fermo, immoto, dove tu vedevi soltanto la sagola dell'ancora che andava verso l'infinito e ti sembrava veramente che quella sagola ti tenesse perché non c'era niente sotto la barca, era così trasparente, e improvvisamente a bocca un pesce, io, cioè, Un povero siamo rimasti disperato, un perché? povero disperato, che cavolo ci faceva attaccarsi lì
l'abbiamo tirato su, che io l'ho visto. Allora lo leggo, allora lo Leggi, leggo, va perché è bene. molto carino, quello è un passo molto carino. Allora, una volta sola, un malcapitato pesce si attaccò alla mia lenza, ingoiando l'amo vigliaccamente nascosto nella pastetta di pane. Era incredibile che qualche pesce avesse davvero abboccato a quella schifezza di esca. Lo strattone che diede alla lenza per poco non mi fece cadere in acqua. Una unica testimonianza di vita in quella cheta assenza di qualsiasi rumore e pensiero. Quel pesce sfortunato rimase attaccato tenacemente alla lenza finché il ragazzo che era con noi in barca non lo issò sul canale, togliendomi la lenza dalle mani. Boccheggiava e si contorceva. Mentre i miei amici saltavano impazziti attorno a quella vita disperata, la compassione che ne provai si materializzò in una mossa che li lasciò di stucco. Lo presi, appena slamato dal nostro guardiano, e lo ributtai nell'acqua. Ferma, dalla quale lo avevo appena strappato. L'avevo restituito alla sua vita, mi pareva, ma il pesce, dopo qualche colpo di coda, non si riprese. E anzi, prese a galleggiare a pancia in su presso la barca. Avevo ucciso con l'inganno una vita libera e inconsapevole, per nulla. Guardai dentro gli sguardi interrogativi dei miei amici e ci lessi incredulità e stupore e disappunto per Odio. aver sprecato una preda così ambita. Mi sentii sola e terribilmente in colpa. Mentre riuscivo a concentrarmi solo su quella pancina bianca che fino a pochi attimi prima aveva palpitato di vita. Come avevo imparato, pregai dentro di me la Madonna del Carmelo, perché restituisse la vita a quel pesce così come l'aveva restituita al mio pulcino. Ma questa volta, sul serio, dopo pochi minuti, il pesce riprese piano piano l'assetto e se ne andò. Si radicò in me allora la certezza di poter accedere, nei momenti di disperazione, a una qualche forma di aiuto soprannaturale, efficace solo se implorato con fede cieca in qualcuno più grande e più giusto. Allora, questo è un pezzo che a me piace molto, perché da una parte c'è la descrizione di Monica Pais che ha questo amore per la natura che è superiore anche al biasimo di chi le sta intorno. E questo Sì. sei tu oggi, no? Sei tu anche Sì. sui social, diciamo. E poi dall'altra invece c'è anche un po' questo piccolo accenno, perché tu hai, secondo me, tu sei una esponente vivente del realismo magico, perché tante volte, anche parlando, anche leggendo le tue cose, tu credi sempre che le cose si sistemeranno, che se ci credi davvero, che c'è un po' di magia in ognuno di noi, che c'è quella magia spirituale, no? Che ci può aiutare. E questo è uno di quei casi. Poi Assolutamente. l'accenno al pulcino, quella è una cosa diversa, è una storia sempre contenuta nel libro che però nasconde un altro genere di orchestrazione, la vuoi raccontare? Perché abbiamo ancora un po' di tempo, poi magari chiediamo qualche domanda, se c'è qualche domanda. Niente, il pulcino fa parte io poi ho inquadrato tutte queste cose nell'estremo desiderio delle mie zie di tutelare la mia già traballante emotività. Niente, io siccome naturalmente avevo sempre degli incarichi, non potevo rimanere senza avere qualcosa da fare, quindi mi davano costantemente degli incarichi. E siccome il pollaio sfornava uova tutto spiano, uno degli incarichi era quello, una volta alla settimana, di rompere i gusci delle uova per preparare il... Mi sa che ti abbiamo perso. Era un po' che era ferma l'immagine, però ora io non ti sento più, non so se... Non so. Sgusciato, ci sei? Ah, Eccoti. ecco, ti abbiamo un po' perso, però eccoti. Adesso ti No, muovi no, di no. nuovo. Perfetto, vai. Ok. Io vedevo te ferma, infatti ho detto ti ho persa, continua, vabbè. E niente, praticamente io ero addetta alla sgusciatura delle uova, quindi immaginati questa cucina. Il flan di latte è un dolce che si fa a bagnomaria. Quindi c'era un grande contenitore con l'acqua che bolliva e dentro c'era la forma dentro questo contenitore andava messa la forma del flan di latte, che è un dolce semplicissimo che si fa con latte, uova, zucchero e basta, e scorza di limone. Cosa bisogna fare? Bisogna sgusciare, poi ti do la ricetta, le uova. L'ho fatto stamattina, sgusciare le uova. Eccoli! Si sono fatti Niente, sentire. ciao, ciao, ciao. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna sgusciare le uova. Sgusciare le uova, quindi un grande cestino con tutte le uova, un bidone dove buttare il guscio, perché le uova per questo dolce devono essere utilizzate intere, tuorlo e albume. Quindi era facile, non era una cosa difficile, poteva farla anche una bambina. Che è successo? Che
Malgrado le mie visite giornaliere al pollaio, malgrado le visite giornaliere delle zie, questo uovo doveva essere sfuggito e doveva essere stato covato, perché dentro l'uovo c'era un pulcino, quasi formato. Io me lo ricordo, pulcino con le piume. Quindi orrore, tu immaginati la mia reazione qual è stata? Di orrore, avevo ucciso nella mia testa, avevo tirato fuori un pulcino, quindi lancio questo pulcino nel bidone dei gusci. E scoppio a piangere. Scoppio a piangere, io non sono mai stata facile al pianto, quindi quella cosa segnava proprio. Sconcertata. Sì, chi abbaia, abbaia palla, ragazzi, chi vuoi che abbaia? Ho cercato di tenerla, ma non ce l'ho fatta. La museruola non funziona, abbiate pazienza. Cos'è successo? Che quindi loro, mortificate per questa cosa, che in effetti non sarebbe dovuta succedere, perché non era normale trovare un uovo covato nel pollaio. Cercando di barcamenarsi, visto che non riuscirono a consolarmi, mi riaccompagnarono alla casa del cielo dalle mie zie, dove io raccontai questa cosa funesta, terribile, tragica. E una delle mie zie mi disse, in quell'occasione: Senti, Monica, oggi è il 7 di luglio, prega la Madonna del Carmelo perché noi, le zie, questo pulcino lo restituiscono alla chioccia, vedrai che si riprende. Tu prega la Madonna del Carmelo. L'indomani mattina mi fecero trovare una scatolina con un pulcino giallo, che evidentemente chissà da dove Era l'avevano un altro pulcino giallo, certo, sono tutti uguali, recuperato, era difficile ma accorgersi. erano così contente di vedere la mia reazione di stupore e di felicità, che addirittura mi dissero: Se la vuoi tenere qualche giorno a casa, questa è Ecco qua, palla. però questa è Palla, vuole venirci a Palla, palla, salutare? vieni, amore mio. Ciao. La finisci di fare Eccola casino? Palla, ciao Eh? Palla! La vuoi finire? Oh, che poi non te lo leggo il libro, è chiaro? Non te E lo leggo il libro. perderebbe molto, perderebbe molto. Ma lei l'ha scritto assieme a me, lo sai che in effetti è il mio Lo ghostwriter ricordo lei. benissimo, me lo ricordo Allora, benissimo. Poi questo libro, diciamolo, che è stato scritto durante il lockdown, nelle questo sue libro, parti finali, sì, l'abbiamo terminato là. durante E il lockdown, niente, quindi. se ne va occupato. Quindi alla fine, questa cosa del pulcino tornato alla vita attraverso l'intercessione della Madonna del Carmelo, così come il pesce che si era ripreso, questa devozione alla Madonna del Carmelo, che è una devozione quasi profana. Sì, certo. È una magia, no? Di bello che ha un suo substrato magico in qualche modo. Ma tantissime cose nella mia famiglia continuano ad avere questa cosa, tipo la preghiera per Sant'Antonio quando perdi qualcosa, invariabilmente la trovi. Funziona, Invari quindi. invariabilmente. Infatti, questa miscellanea di religione e misticismo misto a stregoneria è una cosa che ha sempre permeato e viene fuori, no? Cioè, spunta dappertutto e fa proprio parte del mio modo di vedere, del loro modo di vedere E l'esistenza e la fa vita. proprio anche un po' parte della cultura sarda, perché all'interno del libro questa volta c'è sempre molto la Sardegna nei tuoi libri, c'è sempre stata, soprattutto in Animali come noi. Io mi ricordo che la prima volta che ti ho letta ho pensato, accidenti, c'è proprio lei, la natura, gli animali, ma la Sardegna è un personaggio. Però nella Casa del Cedro la Sardegna davvero è un personaggio, con i suoi riti, le sue antiche, i suoi paesaggi spaziali, eccetera, ma anche appunto un po' le sue superstizioni. E c'è tutta quella cosa che io poi ti ho chiesto, ma è vera, spiegamela bene, perché ero Sì, è vero. affascinata, del salotto buono delle zie. Allora, queste zie, lo stavamo dicendo prima, poi forse ci siamo un po' dirottate su altri, accanto alla Casa del Cedro, dove ci sono la zia Ave, la zia Lia. Poi c'è un'altra casa più grande, una sorta di masseria, se vuoi, perché poi lì arrivano anche i mezzadri. La casa vita, la casa della famiglia dove veniva gestita l'azienda agricola, L'azienda agricola, quindi c'è dove questo grandissimo vivevano. cortile. Esatto, dove vivevano le sorelle zitelle di mio zio, ok? Che Quindi, erano più anziane, una che erano coppia, più diciamo, anziane, dice. ma cioè loro tenevano un'azienda. Esatto, erano proprio le dirigenti dell'azienda di Esatto, famiglia, questo è esatto. quanto. In questa casa c'era il salotto, e il salotto aveva una sua particolarità, cioè tu la racconti e la descrivi molto bene, questo salotto era pieno di foto di morti, ed era Assolutamente. sempre chiuso, cioè non era un salotto vivo dove ci si andava, si facevano cose.
Assolutamente. Era un salotto nel quale loro ricevevano da persone altolocate nel paese le visite di personaggi del loro livello o amici, però erano sempre molto manierati. E in questo salotto, dappertutto, io mi ricordo decine di foto in cui c'erano tutti morti di casa. Tra l'altro, delle due zie. Quella più piccolina, Gobba, era molto più amorevole e anche da un punto di vista fisico aveva proprio un atteggiamento diverso, era molto meno rigida della sorella. E lei mi raccontava queste storie di queste persone di cui io non sapevo assolutamente niente, non avrei saputo neanche come collocarle né come albero genealogico né temporalmente. Io ero lì una bambina di 7-8 anni che si faceva raccontare da questa vecchia zia curva, vestita di nero, con la crocchietta. Ah, questo è il figlio della nipote, del cugino, questo è andato, è scomparso, non è più tornato dalla Russia. Tu vedevi queste immagini, no? Di queste donne. Sempre sedute in prima davanti, serissime, severissime, con la scriminatura al centro, i capelli perfetti e gli uomini dietro, magari con una mano sulla spalla, rigidissimi di tre quarti che guardavano, erano tutti morti. E in queste foto c'era anche una foto di un bambino, morto pure lui, perché si usavano quando un bambino nasceva morto, nasceva subito dopo, Gli lo spettacolano. immortalavano per non perderne il ricordo, perché non era un'evenienza non così remota, no? E la cosa Sì. bellissima era che la notte di Halloween, Esatto, in i anteprima. sardi, esatto, i sardi, i morti in casa li hanno sempre avuti. Tant'è vero che c'era il rito di lasciare la tavola apparecchiata. Io lì non capivo perché non ci dovessero essere coltelli e forchette, perché ero piccola. Da grande ho capito che non si mettevano strumenti atti a far male. Come se i morti potessero far male alle persone che vivevano in casa. Perché insomma sì, ci fidiamo, vi vogliamo bene, vi lasciamo perché gli lasciamo un po' da mangiare, no? Quindi Tutto era. Però quello che l'azienda agricola produceva. siete sempre morti, sempre fantasmi siete. E quindi tutto sommato, come si dice? Com'è che si diceva? Is animas, com'è che si dice in sardo? Is animeddas, le animette, gli spiritelli, Gli spiritelli, i piccoli sì. poltergeist, diciamo I così. piccoli poltergeist, però tieni conto che l'ambientazione era fantastica, cioè la tovaglia di pizzo, quella che non metti mai, le stoviglie, quelle belle che stavano sempre dietro, i cosi, i cestini belli, quelli intrecciati, era una tavola Era di festa. un bellissimo, ma infatti lo volevo leggere perché pare che sia piaciuta la lettura di prima, quindi adesso facciamo un altro La piccolo, rileggiamo leggiamo un questa. altro pezzettino di quello che ci scrive Monica per raccontarci la tavola per i Sanimas. Allora, nella notte tra la festività di ogni santi e giorno dei morti, le mie vecchie zie allestivano in quella stanza la tavola per i Sanimas, i fantasmi in pratica. Si tratta di un'antichissima tradizione con la quale i vivi manifestano il proprio rispetto nei confronti dei morti della famiglia che hanno abitato la casa. Si credeva che quella notte i defunti sarebbero tornati nelle loro case e si offriva loro frutta, mandorle, olio, dolci, confetture, vino, pane, riso, grano, olive e tutto quello che in una casa contadina di allora potesse trovarsi. La piccola finestra che dal soggiorno dava sulla grande aia, normalmente sprangata, veniva lasciata socchiusa, affinché le anime potessero entrare sentendosi accolte e aspettate e non si indispettissero. La tavola, apparecchiata come per le feste comandate, quando tutta la famiglia si ricomponeva attorno al presepe e all'albero di Natale, era imbandita con un'antica tovaglia bianca ricamata, ma senza forchetti o coltelli. Si lasciavano bruciare tutta la notte dei lumini, alimentati dall'olio d'oliva dell'anno, come se gli spiriti avessero necessità di luce per vedere le pietanze. Quella meravigliosa tradizione fu viva in quella casa finché furono vive le vecchie zie e fino a quando anche le loro facce sorridenti non finirono tra le foto della specchiera. E io la trovo una cosa meravigliosa perché le vecchie zie, che erano un po' le vestali di questo culto dei morti, che è una cosa molto antica, arcaica, bellissima, raccontata così, e voglio dire, erano gli anni 60, altrove diciamo che impazzavano le minigonne e i bikini, capito? Questo mi ha fatto molto specie. Era proprio un ritmo diverso ed era un tempo fuori dal tempo, sicuramente Assolutamente. tu racconti di un luogo molto più arcaico di quello che in realtà era, data l'anno, Allora, l'età. era un tipo di
di atteggiamento che è sopra, è un tipo che, di atteggiamento che è sopravvissuto tuttora, tuttora nei paesi. Il culto dei morti è assolutamente vivo. Non è una cosa, non è una cosa del tutto Non è dimenticata. passata, certo. Tieni conto che la Sardegna è permeata di questo tipo di sensazioni e di emotività. Cioè, noi abbiamo le Domus de Janas, che sono delle antichissime tombe, e si chiamano le case delle fate. Cioè la Sardegna con i nuraghi ha questa tradizione di estremo passato, vivo però, ancora vivo. Il gatto sta distruggendo. Vieni qua, Il gatto. che ti faccio vedere Salutiamo Urbietto. anche il gatto spelacchiato. Questo è il gatto senza pelo. Bello. Spelacchiato, diglielo. Vai. Questa cosa è molto tangibile, non so come spiegarti. La Sardegna è veramente una terra magica. Ma Non veramente si so. sente, sai, si sente dai tuoi libri. E io che non la conoscevo, mi è venuta molto la curiosità. Tu dovresti essere presa come, diciamo, testimonial dell'ufficio turismo della Sardegna. Ci Mi ha sono fatto persone molto venire. più brave di me, lascia stare, ma anche solo, cioè tu pensa adesso, tutti i miti, no? Atlantide, cioè la Sardegna è una terra veramente antichissima, dove ci sono delle vestigia, adesso i giganti di Monte Prama, Cavras, ci sono stati i Fenici, ci sono stati tutti, cioè la Sardegna è veramente imbevuta di tutto questo. E tu, anche se viaggi in aereo tutti i giorni, anche se la sardità, ce l'hai dentro e non te la toglie assolutamente nessuno, soprattutto perché la Sardegna continua ad essere un'enclave. Certo, è un'isola e È quindi un'isola. è un'isola era, È un'isola un'isola. resta. Che Senti, noi abbiamo già, cioè sono già tipo 40 minuti che chiacchieriamo, che non rompiamo le sembrava. scatole. Sì, e quindi allora io ripeto, se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda, noi siamo qua, per cui volentieri risponde Monica, non io sono qua per fare solo da moderatore, e quindi intanto magari ti faccio io un'ultima domanda, Dica. perché l'altra grande cosa di cui, beh, insomma, potremmo parlarne per altre 2 ore, però, insomma, come ci dicevamo, è l'infanzia, no? L'altra grande protagonista del libro. Ed è un'infanzia velatamente percorsa da un desiderio di disobbedienza e anche un po' di ribellione, perché tu hai una piccola ribelle, ma probabilmente un po' per carattere, perché, come dici, era una bambina polemica, una bambina già adulta che argomentava, eccetera, però, eri anche un po' deportata in un posto dove non volevi davvero andare, tu avresti preferito stare a casa tua, con la tua famiglia, eccetera. Quindi questa infanzia un po' ribelle, che poi alla fine esplica all'interno del romanzo in tanti piccoli aneddoti, molto teneri, alcuni divertenti, curiosi, ci sono una serie di cose che ti vengono proibite di fare, ma tu continua, trovi il modo di farle lo stesso. Allora, dall'andare al pollaio. Salvare i topolini, cioè questa cosa dei topolini, io mi immagino queste povere zie che avevano a che fare con una masseria enorme da gestire, eccetera, piena di topi, e quindi avevano dei gatti, ma non serviva, non bastava, e mettevano le Ma trappole, poi ma. sai, l'ingiustizia dei gatti a cui non davano da mangiare perché dovevano cacciare, cioè era intollerabile. Tu pensa che è una rabbia che mi viene fuori. Tuttora si dice, no? Che se vuoi dei gatti che caccino non gli devi dare da mangiare. Non è assolutamente così. Cioè, i topi, i gatti cacciano molto di più se sono gatti che stanno bene. Perché cacciano per gioco, non cacciano per alimentarsi. Ok? Certo. Quindi lavorano molto di più, cioè giocano molto di più piuttosto che lavorare per procurarsi il cibo. Quindi l'ingiustizia di questi gatti, che poi io comunque alla fine avevo riabilitato, anche tagliandoli un pochino, quanti erano? Un 3, 4, invece dovevano essere almeno una decina per impedire che queste, oddio, 10 gatti, no, bisogna deportarli, farli fuori, eccetera. Quindi questa cosa, poi i topi che sono degli animalini, che sono bellissimi, cioè il topo è un animale spaziale, bellissimo, intelligentissimo. Quindi io questa cosa la vedevo come un punto di merito, salvare più animali intelligenti che mi capitavano. Chiaramente le zie non erano così perfettamente d'accordo quando l'hanno scoperto, però anche lì, vedi,
non ho avuto reprimende. No, infatti, anche perché tu eri più furba di Assolutamente. loro, secondo me le prendevi per stanchezza, se ti posso dare oggi la mia interpretazione. Perché queste Anche poveracce che hanno secondo fatto? me. Prima avevano messo le trappole, quelle con il pezzettino di formaggio, eccetera, e tu le levavi, gliele facevi saltare e non funzionavano. Allora loro passano a usare le trappole con Il in cui vischio, la il colla, vischio, la esatto. colla, quella che incolla il povero topo. Peggio, peggio ancora, tu cercavi di salvarti i topi in tutti i modi, ma era molto difficile farlo. E quindi ti inventi una cosa ancora peggiore. E un giorno ti presenti completamente incollata di vischio, dicendo, io mi immagino sbattendo gli occhioni, che ahimè ci è ricaduta sopra. Ma io mi ricordo, io quella sera, io quella, quel pomeriggio me lo ricordo chiarissimamente, perché era una giaculatoria continua, non una parolaccia naturalmente, però. E addirittura mi ricordo che mi avevano tagliato una ciocca perché non era recuperabile. Quindi io sono tornata con la ciocca piena di vischio a casa delle zie, raccontando questa cosa. È stata una cosa. Prima ancora appiccicavo le tavolette di cadaverini, di lucertole, che Perché allora quella. faceva schifo, Allora eh? facevano schifo terrificante. Quindi io raccattavo cadaveri da appiccicare sul vischio. Però, sai, non era molto efficace perché cosa succedeva? Il cadavere poteva anche essere che ci fosse andato da solo, però la tavoletta col vischio rimaneva comunque lì. Quindi magari c'erano gli insetti e il topo appiccicato sopra. Insomma, un delirio, vabbè. Comunque, fino a che non hanno scoperto che finché c'ero io questa cosa non andava bene, e avevano sospeso la cattura dei topi. Alla fine vedi che in qualche modo come dire, tenacia funzionava, cioè eri ribelle e ottenevi i tuoi risultati. Allora, Non ero vediamo, ribelle, non ero del tutto insomma, ribelle. una che si No, appiccica il vischio sui capelli pur di costringerli a liberare i allora, topi, io ero, così. sì, però non ero, cioè non ero la ragazzina che diceva, Monica, tu non devi liberare i topi per questo, no, io li libero per, no, io dicevo sì, ok, no, 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 Ma non quella è la vera aprirò, ribellione. La vera ribellione è no, non mi oppongo, ma assolutamente, poi però. è successo, è andata Troverò degli così. altri modi, troverò degli altri modi. Senti, ci chiedono, giustamente a proposito del tema della ribellione, ma le tue fughe notturne per andare in spiaggia non erano pericolose e le zie non erano preoccupatissime? Dunque, io, allora, loro devono immaginarsi che la casa al mare era dentro la pineta a 10 metri dalla spiaggia. Quindi io facevo il vialetto. Poi sai, con la luna rimane tutto illuminato, poi tu sei abituata al buio, quindi c'era il riverbero dell'acqua. Io pericolosa, sinceramente, in quegli anni no. Ero anche una bambina molto attenta, non ero una ragazzina che andava a infilarsi nei guai. E per tantissimo tempo io ho pensato che loro non lo sapessero, ma era impossibile che non lo sapessero. Semplicemente anche lì, loro hanno giocato d'astuzia con me. Perché essendo appunto io una bambina con la testa sulle spalle e molto responsabile, io non avrei accettato un discorso tipo non andare perché ti può succedere qualche cosa, io non avrei mai accettata questa cosa. Loro potevano tenermi in un unico modo, convincendomi del fatto che io non lo dovevo fare per altri motivi. Certo. Cioè loro potevano solo ricattarmi, come ha sempre fatto mia madre e tutti quelli che hanno vissuto con me. Cioè o tu proprio mi convinci, però. Come mi convinci? Non mi convinci dicendomi guarda questa, perché se io non la vedo pericolosa, perché io sono una persona con i piedi per terra, a dispetto di quanto può pensare, di che si può pensare, quindi io non mi metto nei guai, io ragiono molto, io faccio il chirurgo, io vado sempre, faccio questo, cosa mi può succedere dopo? Se mi succede questo, posso essere in grado di gestirlo? No, guarda che se ti succede questo non ce la fai, ok, allora questa strada non la prendo. Sono sempre stata così, io sono sempre stata molto metodica, decisa. E per questo che è sempre stato molto difficile farmi cambiare idea. Però ci riesci, a farmi cambiare idea, ma devi avere degli strumenti, devi avere qualcosa. Da piccola la cosa che io sentivo maggiormente era la responsabilità, guarda caso, nei confronti dei miei genitori. Certo. Cioè E io quindi sentivo. loro giocavano su te. E loro andavano lì. Quindi quando alla fine le mie fughe sono state interrotte dalla comparsa dei miei genitori notte e tempo, mentre io avevo visto i fari che scendevano dalla collina, però cioè, c'erano altre case, no? Però sai, ti viene quella cosa, sei un bambino, sei lì, tutte le notti li saluti, no? Guardi il mare, dici, tanto io lo so.
che voi mi state pensando. Capisci? E poi vedi dei fari e dici, ah, che bello, e sogni, no? Dici, ah, guarda, vedi, mamma mi ha sentito, sta venendo. E ti viene in me, e ti viene dentro il cuore quel desiderio di tornare, perché magari sono proprio loro. Ma tu dici, ma non è possibile, ma non, cioè, non è mai successo, di notte, cioè, non esiste proprio e questa cosa. E invece loro erano riusciti a confezionarsi l'incantesimo, ma ho scoperto, no? Dopo, ho scoperto dopo, e questo la dice lunga sulla tensione che c'era nei miei confronti da parte di tutti, che le zie avevano scoperto che io la notte saltavo la finestra, ma per evitarmi lo stress di farmi sentire in colpa, perché loro si erano spaventate, perché qui magari Monica dove sei, eccetera, loro avevano architettato l'arrivo di mia madre, che mi aspettava sdraiata nel letto. Io, prima di vedere o di pensare che ci fosse mia madre in casa, io ho sentito il profumo di mia madre. Quindi questa cosa mi ha completamente... un'apparizione. Ma poi soprattutto mi ha legato mani e piedi, perché il fatto che lei fosse lì e che io immaginavo terrorizzata dal fatto che io non fossi nel letto, chissà dov'ero, oddio, ero morta in mare, erano tutte idee mie, e poi ho capito dopo che era tutta una cosa del tutto orchestrata, in modo da tenermi nell'unico modo che aveva. Perché insomma erano delle donne pazzesche, questa è la verità. E questa sì, è erano la delle casa, donne pazzesche. La casa del cielo è anche questo, è il racconto di una famiglia di donne pazzesche, la cui ultima discendente è la pazzesca Monica Paris. Questa è, come dire, non saprei come concludere meglio il nostro incontro. Io, a parte invitare appunto tutti quelli che ci hanno seguito a leggere il libro, e poi magari più avanti faremo un'altra diretta per parlarne, perché, ma sai quanti, tu dovresti riprendere l'abitudine di leggerne dei pezzetti, come facevi con Animali come noi, perché è un libro secondo me pienissimo, pienissimo. Guarda, ti faccio vedere di nuovo tutti i miei consigli di lettura, ognuno etichettato, ma pienissimo di scene assolutamente, bellissime da leggere. Tu mi conosci, io ho una gran parte... E dentro di me si agitano delle entità diverse. Una di queste è un'entità che mi porta a tenere un profilo basso. Io non ho velleità di scrittrice, perché anche se tu mi hai detto più e più volte, Monica, tu sei uno scrittore pubblicato e vendi, mettetelo in testa questa cosa, però io ho grandi difficoltà. Quando si è trattato, quando è uscito il libro e abbiamo cominciato a pensare di presentarlo dal vivo, io ho avuto paura, perché questo è un libro molto intimo. E ti dirò che la Divina Provvidenza ha provveduto a impedirmi di espormi. Ecco, se adesso magari ci desse un taglio, magari così, non adesso, più contenti. Adesso, grazie, adesso io sinceramente avrei grazie. Ora siamo pronti, no? Abbiamo fatto una bella prova. Di rimettermi dritta. Comunque, insomma, tu sei sempre graziosissima, oltre che fisicamente, emotivamente. Io ti devo moltissimo, voglio che lo sappiano, e lo dico sempre a te e alla casa editrice. Ma no, è stato un buon lavoro di squadra. Noi siamo molto affiatate ormai, no? E quindi questo libro è bellissimo. Cioè, questo è un libro che si è fatto proprio da solo, quindi è bellissimo, ed è bellissimo grazie. Leggerlo e raccontarlo, no? E raccontarlo insieme a te. Comunque quindi lo facciamo ancora. Lo facciamo ancora. Come lo leggerai? Lo leggerai ad alta voce? Sì, infatti lo devi fare questa cosa qua, mi raccomando. Ci sono dei con pezzi. Piacere, lo farò. Andrò. Allora, salutiamo tutti e grazie per averci seguito. Noi adesso siamo in questa diretta su Zoom, non vi vediamo in realtà, quindi forse l'interazione non è proprio delle migliori, ci dispiace, ma purtroppo funziona così. Ma grazie mille per averci seguito, ci dicono che eravate in tanti e quindi a presto. A presto, grazie. E un saluto, ciao, anche bella. A Monica. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie di tutto. Bella la copertina, eh?